E allora benvenuti e benvenuti a questa lezione da cui adesso, muovendo da quello da dove eravamo rimasti, cioè da, come dire, l'ultima funzione esecutiva di base che dovevamo affrontare, cioè la funzione esecutiva della memoria, adesso entriamo proprio nel campo della cognizione, proprio nel puro campo della cognizione. Ma io vorrei prenderla per l'appunto da maniera un po' più alla lontana, perché... Perché all'interno dei discorsi che abbiamo fatto nelle lezioni precedenti ci siamo resi conto che, per esempio, una serie di considerazioni andavano fatte già implicanti la cognizione, il mondo cognitivo, già anche semplicemente a partire dal sé, no? Vi ricordate quando Stella e le altre a un certo punto hanno cominciato a parlare apertamente di questo sé autobiografico, no? Come una forma della coscienza molto importante. Ecco, io la prenderei da lì oggi questo discorso, su questa nostra lezione sul ragionamento, per dei motivi che spero che vi diventino man mano chiari. E allora partiamo proprio da questo, cioè partiamo proprio da questo concetto del sé, no? Voi avete mai pensato che il sé, nonostante sia, come dire, questa istanza così potente, così autonoma, così individuale di noi stessi, in realtà sia sociale nella sua natura più intima e intrinseca? Questo fu un problema che moltissimi all'interno della storia della psicologia, delle scienze della mente si posero, perché è una cosa di cui eravamo certi, già l'abbiamo nominato questo termine, ma lo riporto in ballo. Già molti si erano resi conto che l'individualismo metodologico, cioè l'idea di concentrarsi sull'individuo, questa soggettività quasi separata dal resto del mondo, fosse l'unica strada possibile per una psicologia scientifica. Ovviamente non tutti erano d'accordo, per esempio non erano d'accordo coloro che pensavano che invece in realtà il sé fosse un po' più legato a questa dimensione sociale che noi viviamo e speriamo in maniera costante. Allora vi faccio degli esempi, che sono degli esempi stupidi, però già vi possono far capire alcune cose, no? Per comprendere quanto anche rispetto a questioni solo relativi a noi stessi, o almeno così pare, gli altri c'entrino praticamente sempre. Allora, vi è capitato, no, di... ci possiamo dire, ormai siamo amici, spero, insomma. Vi sarà capitato mai di uscire con la camicia, una maglietta e c'è una macchietta di sugo? E vi ricordate quella terribile sensazione dal momento in cui voi vi rendevate conto del fatto di avere la maglietta sporca di sugo? L'impressione che avete avuto che tutti e tutte stessero guardando la vostra maglietta e in particolare quella macchietta di sugo lì. Questo effetto in psicologia ha un nome specifico, perché è un fenomeno che noi riconosciamo molto bene, abbiamo studiato molto approfonditamente nel corso del tempo, e il suo nome è effetto spotlight, cioè l'effetto riflettore. Ok? Che cos'è l'effetto spotlight? È quella percezione errata, ora vedremo come mai è così importante dire errata e perché lo possiamo considerare a pieno titolo errata, per cui le persone che sono intorno a noi, secondo noi, stanno tutte a guardare noi. Ma scusate, sembra un po' un gioco di parole, però è abbastanza, come dire, rende abbastanza l'idea. D'altra parte pensate a una cosa, no? Pensate a quell'imbarazzo che viene spesso provato dalle donne che allattano, questo ovviamente anche qui per dei motivi di tipo culturale, no? Perché la gente percepisce che c'è un giudizio da parte degli altri nel mostrare il seno scoperto. Pensate a quell'effetto che sentono le persone, le donne che allattano nel momento in cui decidono di allattare in pubblico, tanto è vero che l'allattamento in pubblico è diventato anche oggetto di una campagna di emancipazione e, come dire, viene considerato anche un grande atto di coraggio. Ma certo, ragazzi, volendo io potrei continuare con molti di questi esempi qui, a parte ci sono tantissimi studi scientifici che hanno posto l'attenzione su questo tipo di fenomeno. Per esempio c'è un esperimento abbastanza noto nella psicologia sociale di questo ricercatore che mandò dei ragazzi americani in giro per i corridoi dei dipartimenti con questa maglietta con scritto American Eagle, che è un po' come se qualcuno desse a noi una maglietta con scritto Italian Bomber, no? Una cosa, insomma, come dire, e oggettivamente penseremmo che la gente se ne metterebbe a ridere.
guardandola. Quasi tutte le persone che tornavano, diciamo in media, quando si chiedeva a questi ragazzi: secondo te quanta gente l'ha vista la scritta sulla tua maglietta? Tutti rispondevano: ma tra il 70 e il 78%. In realtà, andando poi a chiedere alle persone che erano passate quanti avevano fatto caso a questa scritta, era solo il 13, quindi un numero molto più basso. D'altra parte, altri fenomeni anche indicano questo, per esempio l'effetto di trasparenza, non so se l'avete, l'illusione di trasparenza, non so se ne avete mai sentito parlare. Avete mai fatto caso che quando siamo, so, innamorati o tristi o stiamo vivendo una forte emozione, siamo convinti che tutte le persone che sono intorno a noi riescano a leggere il fatto che siamo innamorati o tristi, no? Questo perché in qualche modo ci illudiamo che le nostre emozioni, le nostre credenze, cioè la nostra cognizione, tout court, sia molto più leggibile e trasparente dagli altri, e questo già di per sé ci dice qualcosa sul ruolo che giocano le altre e gli altri nella definizione della nostra identità, del nostro senso dell'io, e anche, lo vedremo fra un pochino, del ragionamento in generale. Da che cosa possiamo partire? Beh, intanto possiamo porci una domanda che si riaggancia esattamente a quello che già ci siamo detti, no? Cioè, la domanda è la seguente: che cos'è il sé? Perché noi abbiamo provato a dare delle risposte, abbiamo provato a dare delle risposte rispetto alla coscienza, e abbiamo detto che il sé è una istanza della coscienza, quantomeno, cioè quella sorta di diario che teniamo di noi stessi, che rimane coerente pur cambiando, una definizione che è stata, per esempio, ripresa da alcuni studiosi, in particolare Swan e Burmeister, che, come dire, ne hanno dato una recentemente, una definizione recentemente di sé, non di loro stessi, di che cos'è il sé, che ha trovato una certa popolarità all'interno dei vari gruppi di studiosi e studiosi in psicologia. Cioè, il sé è una narrazione di tipo funzionale. Questo l'abbiamo visto, una narrazione funzionale che mantiene per esempio un senso di coerenza di chi siamo, un senso di integrità di quello che siamo, di come ci piace dipingerci. Ma affinché possa esistere questo sé come narrazione funzionale, l'altra domanda che possiamo farci è: quali sono gli elementi necessari, quali sono le capacità necessarie per poter avere questa narrazione funzionale? Ecco, molti all'inizio proprio della storia della psicologia si posero questo problema nei termini della consapevolezza che noi abbiamo di sé, cioè la cosiddetta self-awareness. Che cosa sarebbe l'autoconsapevolezza? È questa capacità che noi abbiamo di sentirci e pensarci come entità autonome rispetto al resto del mondo. E di farlo anche in maniera riflessiva. In che senso? Cioè, siamo in grado di avere una meta consapevolezza. Noi non solo sappiamo di essere noi, ma sappiamo di sapere di essere noi stessi. Ok? In questo senso è una funzione, si dice, riflessiva. È molto importante ricordare una cosa: l'autoconsapevolezza è la base di tutta una serie di funzioni, che sono funzioni che noi essenzialmente utilizziamo per comprendere e per interagire con l'altro. Ora su questo ci arriverò piano piano, ma forse qualcuno di voi può già sentire che c'è un filone che ha a che fare con una condizione neurologica, che è la condizione dell'autismo, che fra poco entrerà all'interno di questo discorso. I primi studi sull'autoconsapevolezza furono fatti essenzialmente da Charles Darwin. Perché? Perché Darwin, come sapete, essendo un naturalista, era un fine osservatore, e da bravo fine osservatore lui si era reso conto, non tanto sugli animali, se ne era reso conto su suo figlio. Voi dovete sapere che il figlio di Darwin, William Darwin, rimane forse uno dei bambini più studiati all'interno della storia della psicologia, perché il padre passa tantissimo tempo a prendere osservazioni sul suo comportamento e sullo sviluppo del suo comportamento, tant'è vero che persino Piaget a un certo momento lo citerà come un grande punto di riferimento, questo studio sul figlio di Darwin. Però Darwin non osserva solo i bambini, osserva anche gli animali, e come sapete l'assunto centrale della teoria dell'evoluzione per selezione naturale è proprio quella che le differenze tra le specie umane e la specie umana e le specie degli animali non umani non è qualitativa, cioè non c'è il salto di qualità tra degli animali e questa creatura semidivina, ma è solo una funzione
È un cambiamento nel grado, un cambiamento nella quantità, nelle modalità in cui una certa funzione della mente si manifesta. Questa idea convince Darwin a pensare che fondamentalmente ci siano anche dei modi per osservare la consapevolezza di sé, l'autoconsapevolezza negli animali. E in particolare il paradigma che Darwin a un certo momento scogita, che poi viene ripreso più avanti, in particolare negli anni 60 del Novecento, da un autore che si chiama Gallup, è il cosiddetto test dello specchio. Che cos'è il test dello specchio? Il test dello specchio è una cosa abbastanza ingegnosa, ci starò poco, però è interessante, che comunque fa il paio con tante cose che poi vi capiterà per l'appunto anche di ritrovare nella vostra carriera futura. Il test dello specchio è un test per cui si mettono di solito dei primati non umani, si può fare con vari animali, diciamo Gallup lo fece con dei primati, li si addormenta, li seda, mentre sono sedati gli si segna sulla fronte con della tintura rossa un segno rosso in un punto che è necessariamente legato al loro viso, dopodiché li si fa risvegliare davanti a uno specchio. E che cos'è che si vede? Si vede se l'animale cerca come prima cosa di andare a cancellare il segno rosso dalla sua fronte, oppure se cerca di cancellarlo sulla fronte della scimmia che vede nello specchio. Se, come fanno i primati, sono in grado di muovere subito la mano verso la loro fronte, allora vuol dire che sanno, vuol dire che sono consapevoli del fatto che la scimmia che vedono nel riflesso in realtà non è un'altra scimmia, ma è il riflesso della loro immagine nello specchio. Quindi a partire da questo è possibile dedurre, lo capite da voi, che quell'animale è in qualche modo in grado di essere consapevole di se stesso. Ok? Lui sa che quello che vede è l'immagine di se stesso. Ok? Certo. Questo può sembrare qualcosa di molto basilare, no? Se volete, d'altra parte dici, beh, certo, non ti pare che tutto quello che ci hai detto sul sé, che ci siamo detti sul sé, si possa esaurire in questa, come dire, prova di autoconsapevolezza davanti a uno specchio? Guardate, non vorrei essere troppo romantico o poetico, però vi faccio notare che questa idea dello specchio, a parte che è ubiquitaria nella psicologia, perché lo specchio è un oggetto molto affascinante, è anche per esempio l'unico posto in cui io posso vedere me da fuori, no? A meno che non mi facciano un ritratto, una fotografia, ma prima soltanto in un riflesso potevo vedermi tutto. In realtà, come sapete, anche i neuroni specchio devono il loro nome proprio a questa idea che riflettono le azioni, ma anche e soprattutto che per comprendere le azioni dell'altro, in qualche modo sia necessario prendere un punto di vista sull'altro che preveda la presenza di un sé, ok? Tanto è vero che quando è che noi vediamo persone che non hanno la capacità di, come dire, di differenziare con molta facilità tra se stessi e gli altri? Beh, lo vediamo proprio per esempio nel caso di quella condizione neurologica che è nota come disturbi dello spettro autistico, che non si parla più di autismo ormai da molto tempo, e ormai comunque anche rispetto all'autismo molti di noi non lo considerano più una malattia, ma lo considerano una particolare condizione neurologica, quindi associate particolari condizioni cognitive. Questo è come dire, l'insight che è venuto dal cosiddetto movimento della neuroatipicità, no? Non so se avete visto Atypical su Netflix, è una serie che parla proprio di un ragazzo sullo spettro autistico, in particolare in quella che una volta sarebbe stata chiamata la sindrome di Asperger, cioè i cosiddetti autistici ad alto funzionamento, quelli che sanno parlare, essenzialmente che comunicano verbalmente. Ecco, anche nell'immagine che vedete, no? C'è un soggetto che potrebbe essere su questa fascia alta dello spettro. E che cosa vediamo noi? Vediamo il papà che lo chiama e gli chiede: Matteo, che stai facendo? E lui risponde: gioco con questo. In che senso con questo? Nel senso che nei soggetti neuroatipici spesso si assiste a questa incapacità di rendersi conto che l'altro davanti a noi non sa le stesse cose che sappiamo noi, non percepisce le stesse cose che pensiamo noi. Questa è una cosa, ragazze e ragazzi, che io ci tengo che voi comprendiate bene, perché spesso e volentieri vi capiterà di incontrare, no? Magari chi di voi diventerà un insegnante, soggetti
sullo spettro autistico, che magari a un certo punto all'interno di una classe in cui tutto apparentemente scorre tranquillo, cominciano a urlare, cominciano a stare male, avere una crisi, o mostrare segni di sofferenza. E spesso e volentieri quelli alle prime armi dicono: beh, ma una crisi del tutto inaspettata. No, non è quasi mai del tutto inaspettata una crisi, è molto difficile. Le crisi epilettiche sono inaspettate, le crisi comportamentali dei soggetti con fragilità non lo sono quasi mai. È che spesso noi non ci rendiamo conto che quel nostro modo di vedere e anche attutire il mondo intorno a noi, no? Perché io posso pensare a una cosa, mettiamo che io entro in classe e vi vedo tutti quanti neri, ok? Perché è un brutto giorno perché avete scoperto che il mio esame di psicologia non serve a niente nella vostra vita, ma ormai ve lo siete messi nel piano di studio e dovete farlo per forza. Io posso sempre dire: vabbè, ma io alla fine che colpa ce n'ho? Mi chiudo in me stesso, io sto tranquillo, certo passo brutte 2 ore, però, come dire, non sono necessariamente influenzato dalla vostra emotività, no? O dal vostro stato d'animo. Soggetti neurotipici possono avere molta più difficoltà a fare una cosa del genere. Per esempio, quando loro stanno male o stanno in sofferenza fisica, non è che se dicono: ah, beh, è un problema mio, tutto intorno ci sono persone, è solo un problema mio. Questa è una cosa che sappiamo razionalizzare noi perché? Perché abbiamo una teoria della mente. La teoria della mente non è una teoria, è una capacità cognitiva che noi abbiamo, di pensare che anche gli altri abbiano una mente simile alla nostra, che però non è la nostra, cioè noi siamo un sé e gli altri sono altri sé, ok? Quindi capite come già comunque sia, anche se questo è un livello molto basico e basilare, l'autoconsapevolezza già in qualche modo ci racconta qualche cosa che ha a che fare con gli altri, come proprio nel caso di questa teoria, la teoria della mente, cioè la capacità di meta-rappresentare quello che gli altri come degli agenti cognitivi, ok? C'è diciamo un esperimento, un test in realtà che spiega molto bene come funziona la teoria della mente, e questo test è stato elaborato da un signore che si chiama Baron Cohen, e voi probabilmente Baron Cohen già lo conoscete perché conoscete Sacha Baron Cohen, cioè l'attore di Borat, no? L'attore di Borat si chiama Sacha Baron Cohen ed è il cugino di questo altro Baron Cohen, che invece è uno dei più grandi conoscitori ed esperti mondiali dei disturbi dello spettro autistico, che negli anni 80, insieme a altre persone, ora non mi metto a fare lo storico, però considerate che anche quella Frit che vedete è Jutta Frit, cioè forse la donna che ha passato più tempo della sua vita a studiare l'autismo. Ecco, negli anni 80 Baron Cohen, la Frit e Leslie tirano fuori questo test, che è il test che noi ancora oggi utilizziamo per, diciamo, diagnosticare, visualizzare se vi sono problemi nello sviluppo della teoria della mente, che è noto come test di Sally-Hann, o anche detto test della falsa credenza. Proviamo a farlo, ve lo traduco rapidamente. Nella prima striscia del fumetto c'è scritto: Sally ha un cestino, Anna ha una scatola, Sally ha una biglia, mette la biglia dentro il cestino. Sally esce per fare una passeggiata, Anna prende la biglia dal cesto e la mette nella scatola. Adesso Sally torna, vuole giocare con la sua biglia. Dove cercherà la biglia? Qual è la risposta che voi dareste? Ovviamente, Il ragazzi, cestino. nel cestino. Perché? Perché avendo voi una teoria della mente sviluppata, sapete che quello che voi sapete non è necessariamente quello che sanno gli altri. Capite quanto è importante questo discorso qui, no? Se voi ci pensate, ora magari detta così vi sembrerà una cosa becera e atroce, la teoria della mente è la nostra base per mentire. Senza una teoria della mente, mentire sarebbe terribilmente difficile. Ok? Che è il motivo per cui, per esempio, molti soggetti sullo spettro hanno delle difficoltà nel mentire. Chiara, prego. Mi chiedevo, è la stessa cosa di quando si nasconde tipo un giocattolo al bambino, cioè gli si fa vedere che è nascosto da una parte, poi magari il bambino esce dalla stanza, lo si nasconde da un'altra parte e il bambino pensa che sia ancora nascosto lì dove. Allora, se lo fa, vuol dire che ha una teoria della mente. Perché lui l'ha cercato, la cercava lui. La cosa che pensavo che stessi per dire, ma che in realtà è anche collegata a questa qui. Allora, la consapevolezza di sé è un passo successivo
in una è il passo successivo di una capacità cognitiva, che è una cosa che noi tutti sperimentiamo, soprattutto quando ci abbiamo intorno dei bambini che sono più piccoli di un anno, perché come dire, quando noi riusciamo a raggiungere un certo livello delle capacità cognitive, ci piace bullarci con quelli che non ce l'hanno ancora. E quando facciamo ai bambini bubù, sedete! E loro ogni volta per loro è un miracolo perché noi siamo riapparsi. Perché questa è un'altra capacità cognitiva che è alla base della teoria della mente, si chiama permanenza oggettuale. Cioè è l'idea che se io me ne vado e sono proprio sparito, se io non ti vedo sono sparito. Perché i bambini spesso piangono quando i genitori vanno nell'altra stanza? Perché loro non pensano a papà e mamma stanno nell'altra stanza. O papà, mamma e mamma non stanno nell'altra stanza, i miei genitori. E per loro sono oggettivamente spariti, ok? Comunque sì, sono cose collegate in qualche modo tra di loro. In questo caso mi viene in mente l'esperimento di Winnicott con le scimmie. Brava, brava, però quello diciamo che lo ritroviamo anche Però dopo. quello è l'attaccamento. No, quella è sulla trasmissione generazionale. Cioè, però anche quello c'ha senso. Tanto dopo quello pure lo. Quando parliamo del conformismo ne parliamo, insomma, che quello è una forma animale di conformismo. Ma non faccio degli spoiler. Aspettate che si è aperto un altro PowerPoint. Non so perché, voi però dovreste continuare. No, adesso vedete me. Però vabbè, adesso dovreste comunque tornare a vedere quello giusto. Allora, tutto questo perché lo abbiamo fatto? L'abbiamo fatto perché noi, anche se non sappiamo rispondere con assoluta certezza alla domanda che cos'è il sé, una cosa ce la possiamo dire, quella sì con tranquillità, cioè il sé sociale. Il sé è essenzialmente un'istanza che si nutre di dimensione sociale, che vive per la dimensione sociale. E per questo motivo, in un corso come il nostro, ha senso impostare un discorso sul ragionamento proprio a partire dal fatto che il sé è sociale. Io però adesso salterò direttamente a parlarvi della cognizione sociale, cioè a parlarvi del modo attraverso cui noi costruiamo i nostri strumenti di ragionamento e li espletiamo, in una dimensione che è essenzialmente quella della relazione con chi abbiamo intorno. Per fare questo ho bisogno di introdurre però due termini che sono due concetti molto importanti nel ragionamento in generale, perché sapete, noi ci vantiamo molto, no? Di essere la specie razionale, l'uomo con il logo, l'essere umano, l'animale con il logos. Noi parliamo, ragioniamo, abbiamo la logica. Ecco, le cose non stanno propriamente così. Perché se è vero che noi siamo in grado di ragionare attraverso induzione, deduzione, la logica, l'analisi e quello che vi pare a voi, la verità è che questo è uno dei due sistemi di pensiero, di ragionamento che abbiamo. E è quello che normalmente viene chiamato sistema 2. Perché? Perché esiste un sistema 1, che a volte è anche chiamato pensare di pancia o il pensiero istintivo, ok? Questo per chi fosse interessato, c'è un lavoro molto importante che ha fatto un autore che si chiama Kahneman, che praticamente ha studiato soltanto questo come grande obiettivo della sua vita. Il libro in inglese si chiama Thinking Fast and Slow, non ricordo come si chiami in italiano, ma ve lo posso anche rimediare, insomma, se lo volete leggere. Come funziona il sistema 1? Com'è fatto questo sistema di pancia che ci fa, che ci aiuta fondamentalmente nella maggior parte dei ragionamenti che facciamo? Ecco, si basa su delle scorciatoie mentali che possono essere chiamate euristiche, quando diciamo non danno degli effetti troppo negativi, o bias, quando invece vengono i risultati di questa elaborazione cognitiva breve e rapida portano a delle porta a delle distorsioni della realtà, distorsioni anche del ragionamento stesso. Sia chiaro, ragazzi, c'è una cosa da dire che è molto importante a questo riguardo, e cioè perché noi, che soprattutto no, ci vantiamo di essere degli animali razionali, che ci rendiamo conto per tutte le storie, la neotenia e via dicendo, che siamo sguarniti di armi. Perché due sistemi di ragionamento e perché quello più importante, quello che usiamo di più, è un sistema di pancia? Il motivo è abbastanza semplice. Noi siamo degli avari cognitivi, forse questa cosa già ve l'ho detta, ma ve lo ripeto. Cioè, a noi non ci piace pensare.
un motivo che è anche, come dire, sensatissimo, no? 5% del peso corporeo, il cervello consuma il 20% delle risorse. Volete fare una prova a casa o all'università dove siete? Chiedete a una persona di mettersi a girare intorno a una sedia e poi a un certo punto, mentre sta girando intorno, vi girate e gli dite quanto fa 9x7? Quella persona si ferma. Questa perché si ferma? Perché non, perché se devo pensare, sto facendo uno sforzo, se faccio uno sforzo è meglio che blocco gli altri sforzi. Ok? L'avarizia cognitiva è una caratteristica fondamentale della nostra vita. Facciamo un altro esempio, con due sistemi di ragionamento, sistema veloce e sistema lento, sistema 1 e sistema 2, pancia e testa. Siamo io e Giada, a cui fra un po' darò la parola, mezza foresta, agli albori della nostra specie, e a un certo punto si avvicina una figura simmetrica, giallastra con delle curve nere. Io che ragiono di pancia, anzi no, facciamo che Giada ragiona di pancia così sopravvive lei. Giada che ragiona di pancia vede una simmetria, dice questo è un vivente, mamma mia quella luce là sembra una tigre e scappa. Magari era un signore con un cartone di una tigre, però intanto Giada è scappata. Io invece sono messo là perché io sono invece un uomo razionale e mi sono messo là e ho fatto ah vedi questo profilo, quest'ombra, questi colori, questi occhi, la conformazione del muso. Potrebbe essere una tigre, oppure potrebbe essere il mio amico Vincenzo, che a cui piace tanto fare degli scherzi e mi si sta travestendo la tigre. Sono arrivato alla terza parola e la tigre mi ha mangiato. Capite in che senso l'evoluzione ha premiato un ragionamento veloce rispetto a un ragionamento lento? E questo però poi ha portato delle conseguenze che ora vedremo. Giada. No, la mia domanda in realtà era relativa alla parte precedente, e cioè vorrei sapere un autistico fatto funzionamento come risponderebbe al test di Terlien. Dipende Cioè, quando, dipende che età c'ha. dipende che da ciò. Dipende che età c'ha. Allora, la teoria della mente si inizia a sviluppare intorno ai 2 anni, 2 anni e mezzo. Anche gli altri funzionamenti intorno ai 2 anni, 2 anni e mezzo faticano un po' a rispondere, però una cosa che viene insegnata o che comunque imparano anche gli autistici di alto funzionamento attraverso una serie di, come posso dirti, giri mentali, di perifrasi mentali, a un certo punto capiscono che questo modo di ragionare non è molto efficiente perché non predice veramente quello che succede intorno. Magari gli viene detto, guarda all'inizio, ah, ma guarda che non tutti sono tristi quando sei triste anche tu. E piano piano, anche se non lo comprendono profondamente, perché hanno delle difficoltà, lo possono comunque capire a livello razionale. Quindi alla fine ti risponderebbero, magari pensandoci un po' di più, non è una cosa scontata, voi non ci avete dovuto pensare, no? Voi sapete che Sally e Anne sono due persone diverse e voi siete una persona diversa da Sally e da Anne, quindi automaticamente dite quello che sapeva Sally prima di uscire lo sa pure dopo, è la stessa cosa che succederebbe a me, ok? Invece questa incapacità di prendere la prospettiva dell'altro, questa difficoltà nel prendere la prospettiva dell'altro, porta questi soggetti a pensare, se lo so io lo sanno tutti. Avete capito? Hai capito in che senso? Però sono cose che si possono anche, come dire, gestire e regolare poi anche con diciamo, la componente un po' più razionale. Ok? Allora, ritorniamo un attimo a questo discorso. Sistema veloce, sistema 1, e il sistema 1 è fatto da euristiche e bias. Ritorniamo un attimo sul dettaglio che sono. Allora, le euristiche sono proprio dei ragionamenti che noi facciamo in continuazione per fare cosa? Per ritrovarci, per esempio, a poter calcolare molto rapidamente una serie di cose che altrimenti richiederebbero un forte calcolo, una forte riflessione. Facciamo un esempio proprio scemo, no? Noi tutte o noi tutti sappiamo, o almeno dovremmo sapere, che la probabilità si basa sul fatto che tirando una moneta un finito numero di volte, la distribuzione della testa o della croce si attesta sul 50%, no? Cioè ogni volta che io lancio una moneta, o esce testa o esce croce, non c'è nessun motivo per cui dovrebbe uscire più uno o più l'altra. Però noi siamo anche abituati, come vi dicevo, a cercare delle. Vi ricordate, Roche, il principio del mondo percepito, la struttura del mondo percepito? Noi siamo abituati a vedere delle regolarità nel mondo. Quindi
Quindi sappiamo che dopo un po' che esce testa, di solito esce croce. O meglio, non è che lo sappiamo, noi sappiamo il contrario, però ci viene un po' questa cosa, no? Avete visto quando uno lancia la moneta esce testa, e poi esce testa un'altra volta, poi a un certo punto vi chiedo che esce la prossima, e voi più forte di voi dite croce, perché è uscito troppe volte testa, no? E noi sappiamo che le cose cambiano. Questa è un'euristica, per esempio, poi è un bias in questo caso specifico perché ti porta a un risultato errato, però questa è un'euristica. Ok, volete sapere un'altra euristica molto, sì, molto utile per certi aspetti, che poi diventa molto drammatica quando esce fuori dal controllo? Gli stereotipi. Gli stereotipi sono delle euristiche sotto ogni punto di vista, no? Cioè io non devo pensare a chi ho davanti se c'è almeno un elemento che mi dice che quella persona che ho davanti può essere ricondotta a una categoria che già conosco. Vedo una persona con i dreadlocks, tutti quelli che hanno i dreadlocks si fanno le canne, quindi evidentemente se tu c'hai i dreadlocks ti farei le canne pure tu. Non ho alcun motivo per credere questa cosa. Non ho alcun motivo, se non conosco la persona non ho alcun motivo per crederlo, però mi basta un elemento. Ecco, questa è un'euristica, che poi anche qui può diventare un bias. Però andiamo a vedere un po' in particolare, un po' nel dettaglio, queste modalità di ragionamento come vanno a influenzare la cognizione dei soggetti proprio a partire da quello che succede quando noi a un certo punto decidiamo di provare a ragionare a partire dalla percezione che abbiamo degli altri. Ok, la percezione degli altri è una parte importantissima del ragionamento, cioè una delle parti fondamentali, non fosse altro perché essendo noi una specie di imitatori e di imitatrici, è dagli altri che otteniamo le prime informazioni, anche quelle più importanti. Ok? Il campo di studi della psicologia che studia la percezione degli altri si chiama person perception, cioè la percezione delle persone. È l'etichetta che noi diamo a tutti quei processi mentali che ci aiutano a farci un'impressione, a ragionare, a pensare alle altre persone. Allora, una cosa classica che succede, per esempio, e adesso comincio a fare degli esempi che ci porteranno a elucidare quali sono queste euristiche, questi bias di cognizione sociale, è il seguente. Se io adesso prendo, se voi noi non fossimo una classe online, ma fossimo una classe fisica, io dessi a metà della classe un fogliettone, la prima frase che vedete, e al secondo gruppo un foglietto con la seconda frase che vedete, voi avreste, e vi chiedessi, potete scrivere una descrizione in 5 righe della persona che immaginate stia dietro questa descrizione? Ecco. Voi scrivereste, i due gruppi scriverebbero delle definizioni radicalmente diverse, sebbene le frasi, andiamole a leggere, sono praticamente la stessa, cambia solo una parola. Cioè, le persone che la conoscono la considerano una persona piuttosto fredda, laboriosa, pratica e determinata, le persone che la conoscono la considerano una persona piuttosto calda, operosa, pratica e determinata. Che cos'è cambiato? È cambiato solo questo aggettivo, fredda e calda, ma il semplice fatto di essere investiti come primo aggettivo da un aggettivo di tipo emotivo fa sì che voi cambiate radicalmente la percezione che voi avete di quella persona lì. Facciamo un altro esempio che magari vi può aiutare a capire ancora meglio. Questo ovviamente vi ho detto, person perception sono una serie di modalità di ragionamento, non è una sola. Allora, mettiamo che, secondo ovviamente dell'orientamento sessuale di ciascuno di noi, si presenti alla nostra, o anche entrambi, io personalmente, come dire, la giustificherei, si presenta alla nostra porta Michael B. Jordan, Scarlett Johansson, e ci chiede: a che mi presti 50 euro? Ma adesso guardatemi bene in faccia, aspettate che voglio ritornare proprio a guardarvi in faccia. Chi è che non gli darebbe 50 euro, per favore? Me lo può dire in questo momento? Vedo che ridete tutti, quindi immagino che quei 50 euro sarebbero belli che partiti. Bravi, sono d'accordo, lo farei anche io, d'altra parte, no? E la verità è che nessuno di noi conosce Michael Jordan o Scarlett Johansson, ci piacerebbe a tutti conoscerli entrambi probabilmente, però non li conosciamo, magari sono due persone spregevoli, però sono belli. E quindi, come dire, già questa cosa del fatto che siano così belli già ci predispone in una maniera positiva rispetto a loro. Entrambi i casi, entrambi gli esempi che ho fatto, che cosa sono? Sono due esempi di quello che noi chiamiamo in psicologia gli effetti alone, che sono dei bias, anche questi. Che cos'è un effetto alone? L'effetto alone
gli effetti della luna, sono quei bias che a partire dall'immagine di una persona che costruiamo a partire da un tratto che ci sembra centrale, un tratto emotivo, un tratto dell'aspetto fisico, ci permette di costruirci un'impressione unificata e globale di quella persona, no? Cioè, come diceva Ash, diceva, noi guardiamo una persona e automaticamente, come dire, ci formiamo subito un'impressione, una certa impressione di lei o di lui. Che è esattamente quello che mi chiedeva prima Chiara in chat, no? Anche le prime impressioni sono euristiche. Sì, le prime impressioni sono euristiche, sono i bias. Poi certo, ragazzi, è importante ricordare che i bias spesso non rimangono nella nostra testa, ma a volte li rendiamo anche culturali. Per esempio, che tutti quanti conosciamo, no? Questa espressione, kalos kai agathos. Cioè, il bello è buono. Kalos kai agathos, in inglese what is beautiful is good effect, è un bias molto importante che è quello che fa sì che noi, per esempio, tendiamo a favorire moltissimo le persone che sono belle, che troviamo belle e attrattive. Perché? Perché se sei una persona bella è anche buona in qualche modo, no? Ci sono i sociobiologi che affondano le radici, le spiegazioni di questo bias nel fatto che se tu sei bello o sei bella, allora vuol dire che manifesti dal punto di vista del fenotipo, il fatto che il tuo codice genetico è bello, allora potrei essere un ottimo partner o un'ottima partner per te. Queste sono un po', come dire, forzate queste interpretazioni, però è vero che se noi vediamo una persona con un bel visetto pulito, vediamo una persona con tutte le cicatrici in faccia sporche, cioè diamo un giudizio di tipo morale e relazionale, non diamo un giudizio di tipo estetico, no? Diciamo, beh, perché quello c'ha tutte quelle cicatrici, perché è tutto così sporco, no? Vivrà male, sarà violento, se non c'ha mica quelle cicatrici, no? Quindi capite come a partire da un semplice appiglio, noi andiamo a costruire un'intera percezione della persona, ok? La verità però è che non basta questo, cioè questo qua è anche troppo poco, cioè veramente anche troppo poco, perché se noi andiamo a vedere bene nel dettaglio che cos'è che facciamo in continuazione con le persone che abbiamo intorno a noi, ci rendiamo conto con molta, come dire, prepotenza che noi le attribuzioni di valore alle persone che abbiamo intorno le tiriamo fuori praticamente sempre, e quando dico sempre, dico proprio sempre. Perché? Perché noi siamo in qualche modo portati, il nostro cervello, la nostra cognizione è proprio portata a funzionare come un attributore di quello che succede nelle persone che stanno intorno a noi per spiegare le motivazioni che stanno dietro al loro comportamento, per spiegare la loro personalità, per spiegare il loro comportamento e la loro cognizione tout court. Questa è quella che nella cognizione sociale chiamiamo la teoria dell'attribuzione, che in questo caso non è come la teoria della mente, questa è proprio una teoria che cerca di spiegare come facciamo noi a attribuire agli altri certi aspetti della loro vita mentale. La teoria dell'attribuzione fa sì che dentro la nostra mente esista un'euristica che dice se una persona fa qualche cosa ci deve avere un motivo per farla. Ok? Questa è una cosa che se ci pensate bene, ora faremo diversi esempi, no? Però la teoria dell'attribuzione è ubiquitaria, cioè nessuno di noi pensa mai, oh, non riesco a capire che cosa sta facendo quella persona. D'altra parte faccio un esempio. Se io mi mettessi in una stanza, in classe nostra, no? In un angolo, fermo, zitto a guardare il soffitto, dopo 4-5 secondi, che cosa fareste voi? Prima pensereste che è uno scherzo, no? Quindi attribuireste il mio comportamento a una voglia che ho di scherzare. Quando però, passati 5 secondi, vi divenisse chiaro che non sto scherzando, vi comincereste a preoccupare. Perché? Perché non capireste più qual è il motivo per cui sto facendo così. Ok? Quando vedete una persona riversa per strada, che cosa pensate? La verità è che nessuno di noi pensa lo vado ad aiutare, non ci provate perché la psicologia parla abbastanza chiara su questo. È molto difficile che uno arrivi a livello tale da aiutare qualcuno in difficoltà, a meno che non ci siano dei fattori contestuali ben precisi. La prima cosa che pensate è: avrà bevuto? Oppure sta male? Oppure è un senza tetto?
Cioè, comincereste a pensare immediatamente a tutta una serie di cose che cercano di giustificare il suo comportamento. Quindi ragionereste in maniera sociale, ok? E che cos'è che possiamo dire rispetto a questo? Beh, innanzitutto c'è da fare una distinzione importante, cioè le attribuzioni che noi facciamo non sono tutte uguali. A volte sono interne e a volte sono esterne. Qual è la differenza tra queste due? Allora, l'attribuzione interna, anche detta attribuzione disposizionale, è quando io attribuisco a una persona le ragioni o i motivi o di un certo comportamento o il comportamento stesso a una disposizione del soggetto stesso. In che senso? Nel senso che ti vedo comportarti in una certa maniera e penso che tu lo stia facendo perché tu sei proprio così, proprio tu come persona, ok? Dall'altro lato però io posso anche fare delle attribuzioni, scusate, di tipo esterno, situazionale o contestuale, in cui penso che magari il motivo per cui tu stai facendo un certo comportamento non è legato a chi sei tu, ma è legato a una specifica ragione che ti viene dettata dal contesto. Vi faccio un esempio molto semplice, che però aiuta tantissimo per capire, che è il cosiddetto bias attore-osservatore. Cioè, che cos'è questo bias qui? Allora, vi sarà capitato, qualcuno di voi fuma le sigarette? Sì, qualcuno sì, mi ricordo di sì, insomma, ho chiesto degli accendini in giro. Comunque tutti quanti, diciamo, di noi abbiamo usato dei fazzoletti, no? Nel corso della nostra vita. E vi sarà probabilmente capitato a volte di gettare un fazzoletto in terra, no? Oppure, per esempio, che ne so, di non gettare. Lo volevate buttare nel cestino, ma è caduto e non lo avete raccolto, ok? Il bias attore-osservatore è quel fenomeno, sì, chiaro, è un'attribuzione di tipo causale, l'ha letto adesso la chat. È il fenomeno per cui se io butto una sigaretta in terra e qualcuno mi chiede perché lo hai fatto, dico: beh, non c'era il cestino. Cioè, per me stesso io attrib mi attribuisco le cose sempre in maniera situazionale, no? Perché mi scarico della responsabilità. Se però vedo una persona che getta la sigaretta in terra ed è un altro, dico: ah, vedi che zozzone? Capite qual è la differenza? Cioè, a seconda di dove sta il faro dell'attore o dell'osservatore, si creano dei problemi più o meno gravi, perché io cambio il modo di attribuire le motivazioni, le cause di un comportamento. Un altro fattore importante della cognizione sociale che dobbiamo discutere è il concetto di locus of control, che è un po' in qualche modo collegato anche a questo discorso disposizionale, situazionale. Cioè, il locus of control è un parametro, noi abbiamo una scala per misurarlo, che fa sì che le persone interpretino in maniera differente la percezione che hanno del controllo rispetto agli esiti della loro vita. Ok? Per esempio, vi faccio un esempio. Se fate l'esame con me e prendete 18, una persona con un locus of control interno dirà a se stessa: non ho studiato a sufficienza, ok? Perché il padrone della sua vita è lui. Quando una persona, davanti alla stessa situazione, una persona con un locus of control esterno sarà chiamata a dire: perché hai preso 18? Perché il professore è infame. Capite? Questa è la differenza tra i due locus of control. Però, al di là di queste, come dire, peculiarità dei modelli di attribuzione, è importante ricordare una cosa, e cioè il fatto che noi attribuiamo sempre, sempre, un motivo per i comportamenti agli altri, no? E spesso e volentieri noi ci ritroviamo, proprio a causa di quella bias attore-osservatore che abbiamo discusso, a operare un altro bias, come dire, un super bias, che si chiama errore di attribuzione fondamentale. Ok? Che cos'è l'errore di attribuzione fondamentale? È il fatto che quando ci è possibile, in tutte le persone che sono diverse da noi, noi cercheremo sempre e comunque di potenziare al massimo questo ruolo, questa componente che è legata alla loro personalità rispetto a quello del contesto. Ok? E in alcuni casi specifici questo bias si può anche chiamare bias di corrispondenza, che è proprio quel caso estremo in cui noi, come dire, non riusciamo più a vedere qual è il ruolo del contesto intorno a noi. Se
Certo, su questo ci sarebbe qualcosa da dire, no? Perché uno potrebbe chiedersi, ma come mai ce l'abbiamo così tanto, con il contesto quando non si parla di noi? Ecco, questo è legato a un'altra, illusione che noi cerchiamo di avere come soggettività, come menti, che è chiamata illusione di controllo. Cioè, che cos'è l'illusione di controllo? Adesso entriamo in uno di quei campi che a noi piacciono tanto, ma che non è di facilissima lettura, insomma, quindi guardiamoci anche negli occhi. Il mondo è un postaccio. Ok, questo dice, ecco, è arrivato Mattia Della Rocca, dimmi, il 22, 23 di marzo 2022, che il mondo è un postaccio. O a ripeterlo, lo so, non sarebbe mio compito e comunque ce ne siamo tutti accorti tanto tempo fa, no? Che siamo tutti quanti grandi. Però il mondo è veramente un postaccio, non soltanto il mondo degli esseri umani, ma in generale, no? Cioè, quante esistono delle probabilità? Non altissime, ma esistono le probabilità che io adesso cada dal balcone da cui sono, che un meteorite mi colpisca in testa, che scendendo di casa mi prenda una macchina, che io abbia un infarto. Possono succedere tante cose brutte, ok? Potrei incontrare qualcuno che mi vuole ammazzare, ok? Se io vivessi pensando sempre a queste cose e non giustificando mai quello che succede intorno a me, probabilmente mi toglierei la vita molto, molto rapidamente, perché la vita sarebbe insostenibile del resto, no? Se mi devo alzare la mattina e cominciare a pensare a quanti milioni di modi stupidi ho per morire oggi, insomma, non uscirei più dal letto. Questo fa sì che tra le varie illusioni di controllo ce ne sia una che è particolarmente forte e che influisce molto sulla nostra cognizione sociale. Questa illusione si chiama ipotesi del mondo giusto. Non so se ne avete mai sentito parlare, però è molto importante che voi la conosciate, non tanto come, diciamo, possibili docenti di domani, ma soprattutto come persone che renderanno, come mi auguro, questo mondo un posto migliore. Che cos'è l'ipotesi del mondo giusto? È l'ipotesi, meglio un bias in realtà, per cui io a un certo punto decido che le azioni di una persona sono in qualche modo legate a chi è lui in una sorta di ordine del karma. In che senso? Nel senso che io penso che chi sta bene, ha i soldi, sta in salute, è contento. Vabbè, avrà fatto qualcosa per meritarlo. E del resto, le persone che soffrono, le persone che stanno male, le persone che muoiono, beh, avranno fatto qualcosa per meritarlo. Non so se vi rendete conto di quanto sia potente questa illusione, questo bias cognitivo, no? Cioè, mi permette di vivere un mondo in cui esistono i buoni e esistono i cattivi, e io sto anche sempre dalla parte dei buoni, ok? Qual è però il problema di questo tipo di bias? È che quando si incista culturalmente dà vita a tutta una serie di fenomeni, come per esempio il victim blaming. In che senso? Quante volte avete sentito dire da degli schifosi che una ragazza che è stata violentata se l'è violentata perché se l'è cercata, no? Se non volevi essere violentata non ti mettevi quella gonna, che è un modo molto sofisticato per dire, se è successo invece di accettare di vivere in una società patriarcale piena di stupratori e di persone sessiste che pensano di poter abusare della corporeità, delle soggettività femminili, che è una cosa che per esempio mi coinvolgerebbe direttamente perché vorrebbe dire che potrei fare qualcosa da un punto di vista sociale, che cosa faccio? Faccio un errore di attribuzione fondamentale, mi appoggio all'ipotesi del mondo giusto e dico: t'hanno menato? Te la sei cercata? T'hanno stuprato? Te la sei cercata? Hanno invaso l'Ucraina? È colpa della NATO. Lo so che sfarite, però è così, è lo stesso identico discorso. E poi là dietro ci sono anche gente che prende dei soldi per dire questa stronzata. Però in ogni caso è importante che voi la teniate a mente perché, per esempio, molti dei dibattiti che si fanno rispetto a situazioni che affliggono donne e minoranze o membri della comunità LGBT sono dovute a queste qua, no? Sono quelli che dicono: ti hanno menato perché ti stavi a baciare con un ragazzo tuo, e mica dovevi baciarti con un ragazzo tuo in pubblico. Capito? Sei tu che l'hai provocati. Ok? Non so se vi rendete conto, questa cosa qua è un bias cognitivo di base. Vedete come serve proprio a moderare la nostra ansia nei confronti del mondo, ma è alla base, se non viene disinnescato, di fenomeni sociali che sono dei fenomeni sociali devastanti e orribili. Giada.
Sì, anche il meccanismo alla base dell'ideologia americana, che è un'ideologia pure protestante, secondo cui, per esempio, la povertà è una colpa perché non sei stato in grado in qualche modo di fare la tua fortuna. Cioè, la considero anche cioè, l'ipotesi del mondo giusto è quasi pure incarnata culturalmente. Sì, diciamo, allora, diciamo che le religioni monoteistiche, tutte le religioni monoteistiche tranne l'ebraismo, che è molto più soft in questo riguardo, sono pervase da questa cosa qui. È più evidente in una società protestante, in una cultura protestante, perché la cultura protestante si basa sul fatto che sei tu, è anche individualista da un punto di vista metodologico, quindi sei tu against the world e, come dire, sotto un occhio particolarmente distratto o benevolente a seconda di come te gira del Signore. Però questa è una cosa comunque che non ha a che fare soltanto col mondo anglosassone e americano, eh? Cioè in generale comunque sia in forme diverse, per esempio, è anche molto presente all'interno delle società orientali. Cioè all'interno delle società orientali il focus è un pochino lievemente diverso, nel senso che il problema è se le cose ti vanno male, sei uno schifoso che non ha rispettato le tradizioni della famiglia, però, come dire, mutatis mutandis non cambia tantissimo. Comunque sì, diciamo, il problema dei bias è che nascono nella mente, ma si incistano culturalmente, perché a un certo punto nella storia ci hanno fatto comodo, capito? È come gli stereotipi, ci hanno fatto comodissimo, perché appena vedevamo un pennacchio, un turbante, diciamo, ah, mamma, li turchi, capito? Era facile, scappavamo, nessuno si poneva il problema di chi ci aveva veramente davanti, ok? Il problema è che poi noi dobbiamo combatterli, questi stereotipi, questi bias, ma insomma il lavoro è un po' più complesso, ma ne parliamo se volete più avanti. Giuseppe. Al microfono. No, mi chiedevo, ma questo tipo di bias, ad esempio, del mondo giusto può essere anche al contrario? Cioè, ad esempio, io non riesco a vedere la persona povera, il mendicante, come chi ne ha una colpa, però non riesco a sopportare l'idea che uno come Jeff Bezos si possa essere fatto l'anima dei soldi imbrogliando, cioè imbrogliando, sfruttando comunque. Però vedi Io quello. pure, io pure, Però bravo. vedete, Insomma, la cosa. quello già è un discorso in cui si sente più una matrice di tipo culturale, no? Nel senso, una canzone molto bella di Gregori che dice: tu da che parte stai? Sei dalla parte di chi ruba nei supermercati o di chi li ha costruiti rubando? Quella già è una consapevolezza. Capito? C'è già una consapevolezza del fatto che, per esempio, come dire, l'arricchimento prevede il fatto che qualcuno si sia impoverito. Quando tu nasci in un mondo naif, in un mondo in cui nessuno ti spiega queste cose qua, i bambini, per esempio, tendono a pensare che se tu stai bene è perché hai fatto il bravo. D'altra parte te lo insegnano fin da piccolo, no? Fai il bravo che chi semina bene raccoglie bene. Capito? Poi vaglielo a spiegare che c'è il capitalismo, però ci devi arrivare dopo un pochino, cioè è una cosa che ci si mette un pochino per arrivarci, non è così facile, anche perché non mi ricordo se ve l'ho già detta questa cosa ai miei di psicodigitale, sì, ciao Cecilia, non ti preoccupare, poi la recupererai. C'è David Foster Wallace, uno scrittore molto, che a un certo punto a una lecture all'università americana ha deciso di aprire con questa storiella che io uso spesso per spiegare cos'è l'ideologia. Sono due pesci nel mare, giovani, che a un certo punto incontrano un pesce più anziano, e il pesce più anziano li guarda e gli fa: ehi ragazzi, com'è oggi l'acqua? E loro si guardano, no? Tutti stupiti. Si allontanano, dopo un po' uno dei due prende coraggio e gli chiede all'altro: ma che è l'acqua? L'ideologia è come l'acqua, il razzismo in America è come l'acqua, il sessismo patriarcale in Italia è come l'acqua. In che senso? Nel senso che sta ovunque, è difficile da vederlo perché ci sei cresciuto dentro e quindi per te l'ambiente è naturale. Ci devi arrivare a demistificarlo, a decostruirlo, non è una cosa che arriva di per sé. Se tu lasci una persona, come dire, a crescere in naivete all'interno dell'ideologia, quella poi rimane naive rispetto all'ideologia, non se ne rende conto.
Capito? L'idea, se faccio i soldi vuol dire che sono stato bravo, è molto più semplice, è molto più comodo da afferrare di no, se hai fatto i soldi hai sfruttato il lavoro di qualcun altro con buona probabilità, capisci? E questo è un discorso che ti dico, non è un bias, è una, come dire, hai scoperto come si rovescia il bias. Poi può Sì, diventare un effettivamente. bias se lo incisti, eh? Cioè se diventa una... Se diventa fisso e perdi la tua flessibilità, cominci a pensare che tutti quelli che hanno i soldi vuol dire che hanno sfruttato qualcuno, che nel 90% dei casi è vero, però se pensi magari, che ne so, ai nostri nonni, che magari invece hanno solo lavorato onestamente in un mondo in cui c'è stato un sistema economico che era un po' più mite di quello in cui viviamo noi, magari non hanno sfruttato nessuno, magari hanno fatto 40 anni gli operai e si sono comprati la casetta, non è che se sei proprietario di casa Non sei so per diventare forza... Jeff Bezos, però. Eh? Non so diventare Jeff Bezos, cioè nel senso No, che sono. non so, ma Jeff, allora, per fare così tanti soldi devi avere rubato per forza. Non ci sono alternative, cioè, nessuno è in grado di avere così tanti, nemmeno chi ha dei grandi stipendi, quindi sì, però ci devi arrivare, capito? È pieno di gente, è pieno di liberali in giro per il mondo che sono disposti a giurarti che col duro lavoro, senza l'appoggio della tua famiglia, comunque ce la farai, capito? Guarda caso lo dicono sempre da un appartamento in Prati. Chiara? Mi chiedo una cosa, per capire se c'entri oppure no. È la teoria del successo questa? La teoria del successo viene anche, cioè sì, è come dire, è una teoria che nasce da questa, viene anche spesso chiamata in questa maniera, Ok, sì. Stella? grazie. Prego, Stella. Stella? Non ti sentiamo. No. Ora si sente? Ora sì. Ok, perfetto. E se parliamo di superstizione, non so se c'entra, però il fatto che magari se io faccio cadere la bottiglia d'olio è colpa mia, nel senso io mi attribuisco questo potere sovrumano per il quale poi condiziono ciò che succede dopo, è un locus di Sì, controllo, cioè. è un'illusione di controllo. Sì, è un'illusione di controllo. Non so se hai fatto caso, tra l'altro, a come si... questa è una cosa che è stata anche detta, come dire, in maniera ironica, però sempre molto efficace da Gigi Proietti, no? In uno sketch che non ripeterò perché già comunque le registrazioni di queste mie lezioni mi costano costantemente la libera docenza, visto che non c'ho freni. Però c'è un famoso sketch in cui Proietti fa l'avvocato e gli fa qua e là, no? Che era qua li fregamo e qua ci fregano a noi. No, scusa, qua li fregamo e qua te fregano. Capito? Quando le cose vanno bene, siamo tutti amici. E invece quando le cose vanno male, mi prendo sempre con te. Nel linguaggio ci sono anche, per esempio, il linguaggio italiano, no? In tutti, se ci fai caso, in quasi tutte le lingue, come dire, che seguono il ceppo, gli schemi, diciamo, dell'indoariano, c'è un modo verbale che si chiama ergativo. Non so se lo conosce, è un modo, una costruzione verbale che si chiama ergativo, che è quando la porta si è rotta. Ma come si è rotta? La porta ha rotta qualcuno, non è che si è rotta da sola, capito? Però noi a un certo punto lo scarichi e dici di chi è stato? Boh, non lo so, io non sono stato, capito? È così. Se però hai fatto una cosa bene, sono stato io a farla. Subito, capito? Non è che il progetto è stato vinto, ho vinto io il progetto, capito? Però ci hanno fatto fuori o la commissione è infame, capisci? E questo è sempre un errore di attribuzione fondamentale. E un'altra cosa interessante è che spesso e volentieri noi queste attribuzioni le facciamo anche a partire da parametri un po' più complessi di questi semplicistici che vi ho presentato finora. Ad esempio, c'è un modello interessante in cognizione sociale che è il modello di covariazione di Kelly, che dice che le inferenze che noi facciamo sulle cause dei comportamenti degli altri si basa su questo principio, cioè un effetto è attribuito a quello delle sue possibili cause con cui nel tempo covaria. Voi dite, vabbè, Mattimo, adesso ci hai fatto tutti esempi semplici e adesso ci ributti nel panico così. No, vi faccio subito un esempio semplice, cioè vi faccio vedere quali sono i fattori di covariazione. I fattori di covariazione sono consenso, coerenza e distintività. Il consenso è la misura in cui gli altri reagiscono agli stessi stimoli o eventi nello stesso modo del soggetto. Per esempio, se io fumo una sigaretta,
e fumo quella sigaretta perché tutti intorno a me fumano le sigarette, allora ho un consenso molto alto nel modello di covariazione, ok? Per cui, per esempio, sono tentato ad attribuire il fatto che io fumi al fatto che lo facciano gli altri intorno a me. La coerenza è: sono un fumatore? Beh, se fumo una sigaretta ogni tanto non sono un fumatore perché ho una coerenza molto bassa in questo comportamento. Se però fumo tutti i giorni ho una coerenza molto alta, quindi sì, sarò un fumatore. Questo vale ovviamente anche per gli altri, non solo per noi stessi. E infine c'è la distintività, nel senso quando succede una certa cosa anche alle altre persone. Tutti quanti si comportano in questa maniera qui specifica. Per esempio, la mattina quando mi alzo mi fumo una sigaretta dopo il caffè. Se lo fa una cosa che fanno in tanti davanti al caffè la mattina, allora probabilmente la mia distintività è bassa. Se lo faccio soltanto io, invece la mia distintività è particolarmente alta. Le attribuzioni sono veramente molto importanti. Perché sono molto importanti? Perché questo nostro tentativo di attribuire costantemente delle cause e dei motivi ai comportamenti altrui, noi lo facciamo perché come vi dicevo, abbiamo anche bisogno di mantenerci noi in qualche modo coerenti. E questo è visto in alcuni tipi di bias, per esempio quando noi andiamo proprio a vedere le persone che abbiamo intorno, e uno di questi è il bias della falsa unicità. Cioè, che cos'è? È quel bias che fa sì che noi pensiamo che le nostre qualità siano uniche, no? E invece le qualità degli altri siano in qualche modo come posso dire, non da minimizzare. Rimaniamo, aspettate, concentrati un attimo su di noi, no? Per esempio, io penso di essere una persona che legge i libri e non è schiava del telefonino, no? È una schiava del telefonino quando sta in metro, ok? Questo tratto di me stesso, un po' come riporta anche il fumetto nell'immagine, questo tratto di me stesso io tenderò ad accentuarlo tantissimo, capito? Dirò, beh no, io sono una persona che legge, no? Gli altri non leggono così tanto quanto leggo io, ok? Oppure, che ne so, faccio il professore nella vita e mi piace pensare di essere una delle persone a cui piace più parlare, che è più entusiasta nel parlare. Probabilmente tutti i professori, no, tutti magari no, però insomma, buona parte dei professori condividono il mio stesso spirito, il mio stesso entusiasmo nell'insegnamento. Eppure io sopravvaluto molto le mie capacità come uniche, penso che sono soltanto mie, non sono degli altri. Alla stessa maniera, posso anche sopravvalutare quanto negli altri un certo tratto sia stimato. In che senso? Io fumo le sigarette e non è una cosa bella, io lo so che non è una cosa bella, mi farà del male, è un comportamento sciocco, antigenico, antisaludistico, anche fastidioso per gli altri, puzzi, ok? Se tu chiedi a un fumatore, ma quanti sono i fumatori secondo te nella popolazione generale? Qualcuno si gira e dice, ma non lo so, 30%, 35% delle persone? No, è circa l'11%. Eppure, no? Cerco di stimarlo tantissimo di più, perché così mi aiuta a sentirmi che comunque sto ancora in controllo. Cioè, non so, le cose brutte che faccio, non è che le faccio solo io, fanno pure tanti altri, ok? E quindi questo mi fa sentire meno in ansia. Un altro bias che si lega al bias della falsa unicità e più in generale a questa storia dell'attribuzione è un bias che è noto come bias del falso consenso, cioè un'attribuzione cognitiva per cui le persone tendono a sopravvalutare tantissimo le proprie opinioni e quanto le persone intorno a loro condividano queste opinioni. Questa è una cosa, ragazzi, che è tornata molto di moda quando si è cominciato a parlare delle bolle, no? Delle social bubbles, che saprete cosa sono, cioè quelle bolle dei social network, no? L'algoritmo ci presenta solo persone che la pensano già come noi, ok? Questo fa sì che noi a un certo punto tendiamo a sopravvalutare tantissimo quanta gente la pensa come noi. Questo è anche noto come l'effetto della vittoria di Trump, perché tutti pensavano, ma ti pare? Tutti quelli che votavano la Clinton ti dicevano, ma ti pare che c'è così tanta gente che vota per Donald Trump? E poi Donald Trump è diventato presidente degli Stati Uniti d'America, ok? In questi giorni, giusto per fare un po' di cronaca e per continuare a, come dire, a rischiare di essere cacciato dalla
mio posto di docente universitario, vi faccio notare che c'è anche un altro bias che si sta attestando sempre di più, anche se questo già ci stava con i Novax, che è il bias del vero falso consenso, che questa, se volete, è la prova finale, no? Del fatto che qualcosa non va a livello di ragionamento. Cioè, che cos'è il bias del falso consenso? È quel bias che avviene nel momento in cui qualcuno ti dice: guarda che le cose non stanno come pensi tu, le cose non stanno come dici tu, è diverso, cioè i dati parlano in maniera diversa, non è vero che siamo tutti d'accordo sul modo in cui tu lo pensi, e la persona risponde: le tue informazioni sono sbagliate, capito? Le tue fonti sono sbagliate, sei tu che stai mentendo perché io non posso pensare di non avere ragione. Giada. Giada, il microfono spento, Giada. Scrivila. Scrivila e ti risponderò. Allora, nel frattempo, se qualcuno di voi, qualcun altro ha delle domande, intanto che aspettiamo Giada, prima di spostarmi sulla prossima sezione. Professore, Sì. sono Irene. Allora, devo fare una Prego. domanda fastidiosa. No, se tutte queste cose poi le ritroviamo in qualche parte di YouTube, nel mondo, perché mi Allora, piace guarda, tantissimo questa lezione, però devo andare a prendere normalmente, nonna da fisioterapista. ma tu, ma allora, intanto, ubi nonna minor cessat. Ah, sì, assolutamente li ritroverai. Io vi chiedo soltanto di capire una cosa, ragazzi, per fare un lavoro di qualità sulle registrazioni, cioè per non farvi avere un audio schifoso, un video schifoso, momenti di buco, momenti di taglio, momenti in cui ci sono dei problemi. Il lavoro di editing è grosso, eh? Cioè voi pensate che io non lo stia facendo, io lo sto facendo, ma cioè, nel senso, a un certo punto devo crollo perché devo dormire. È difficile farlo questo lavoro qua. Io non ho saltato una registrazione, ce le ho tutte. Adesso considerate che sto per finire l'editing di quelle sulla sensazione. Quindi, nel senso, è un lavoro molto intenso. Devi fare le copertine, devi fare i timing, devi sistemare i volumi, devi sistemare i livelli, devi togliere le cose. Perché se no, a questo punto tanto valeva. Io, se volete, ve le posso pure passare su WeTransfer così grezze, capito? Però, come dire, rendiamole disponibili anche a chi le vuole vedere poi in maniera un po' più consona. Sì, ci saranno tutte le registrazioni, come ci sono sempre state del resto, cioè, penso che lo facciamo io e Piero Vereni, sto giochetto qua. Soltanto potete provare a chiedere pure a Piero Vereni quanto ci vuole. L'altra volta, quando gli ho detto: io pubblico tutte le mie lezioni online, mi ha detto: quanto dormi? Mi ha risposto: è vero, perché è un lavoraccio. Sì, le ritroverai tutte quante, assolutamente. Anzi, vi dirò di più, anche le slide. Cioè, adesso Ah, quelle non so pure, come. Beh, fantastico. certo, dovete studiare da qualche parte oltre al manuale. Grande, belle. Ma non era la base dell'insegnamento questo, Me l'ero capito? perso. Ah, no, no, mi sembra il mio, mica mi stai rubando il libro, figurati. No, no, certo, le ritroverai. Professore, Sì. chi crede nei segni zodiacali? Direbbe che potresti essere una vergine perché sei precisino. Io so della Vergine. Io so della Appunto, ecco, Vergine. io non ci credo, però Beh, ma il segno zodiacale è una profezia che si autoavvera, che è un altro tipo di bias. Facciamo che te ne parlo al volo così. Cos'è una? Allora, i bias cognitivi sono tanti. Ora vi sto presentando quelli sociali perché volevo chiudere un discorso che avevamo iniziato insieme parlando della coscienza e perché per l'appunto c'era questa necessità di licus. Però a un certo punto vi parlerò anche dei bias altri, quelli di ragionamento semplice, cioè quando è? Venerdì prossimo. E quando poi ci spostiamo anche verso il linguaggio, no? Il ragionamento come forma del linguaggio, quindi andiamo anche sul sistema 2. Uno dei bias che esistono, te lo posso spiegare anche qua, perché è anche un bias sociale, sono le profezie che si autoavverano. Per esempio, negli ambienti educativi si chiamano effetto Pigmalione o effetto Rosenthal, a seconda se va bene o se va male, no? Effetto Pigmalione qual è? Io entro in classe, qua all'ICUS 21-22, e dico: wow, questa è la classe più bella del mondo, sono tutti bravi, sono tutti simpatici, sono tutti interessati a quello che faccio. Sono convinto di questa cosa qua, quindi che faccio? Do il meglio di me come professore. Faccio dibattiti, parlo, excursus, cose così. Che succede? Succede che voi il vostro interesse aumenta perché il mio è così tanto, quindi che fate? Mi seguite più. Quindi a un certo punto prendete tutti i 30 e lode e io che faccio? Vedi? C'avevo proprio ragione. Erano proprio bravi come dicevo. Visto come sono bravo a fare le predizioni? Stessa cosa succede quando
Questo, ragazzi, non lo fate mai, lo dico subito. Cioè, questo poi a un certo punto faccio una testa così, vi invito al mio corso di didattica speciale piuttosto, ma questo lo dovete capire bene. Se vi manderanno mai a far militare a Cuneo, metaforicamente, cioè se vi mandano in una scuola di frontiera in cui c'hai solo disagio sociale, la prima cosa importante da non fare è non entrare in classe e dire: oddio, questi non mi seguiranno mai. Perché se fai così, hai finito di campà. Puoi essere sicuro che non ti seguiranno mai, perché tu ci metterai un decimo del tuo sforzo come insegnante, loro non ti ascolteranno, prenderanno tutti e due e tu dirai: vedi, c'avevo ragione, non era gente che voleva studiare. Ok, queste si chiamano profezie che si autoavverano, è un bias, proprio hanno questo nome qua, self-fulfilling prophecies. Le profezie che si autoavverano sono anche, per esempio, quelle per cui le persone che appartengono a un segno e che si sono interessate o che sono state esposte all'informazione su quel segno zodiacale, a un certo punto finiscono per crederci e quindi diventano proprio quel tipo di persona lì. Capito? È un discorso molto particolare. Se vuoi, anche l'idea stessa dell'astrologia è un bias, no? Per esempio, noi, visto che attribuiamo sempre un motivo alle cose, tu mi sa che questa cosa ve l'avete detto con la metodologia, no? Da dove viene la parola influenza, influenza cieli. No, non ve Sì, l'ho detto. io mi ricordo qualcosa dell'influenza, abbiamo L'influenza parlato. cieli, esatto, l'influenza viene dall'influenza cieli perché la gente vedeva che le cose succedevano, la febbre veniva sempre a gennaio e diceva: beh, c'è Saturno, se vede che la febbre è colpa di Saturno, ok? Perché correlation does not imply causation, ma noi spesso quando vediamo due cose che succedono insieme subito le attribuiamo allo stesso motivo, ok? Questi sono tutti quanti i bias, Pamela. Quindi sì, funziona esattamente così, il sistema è proprio questo, ok? Giada, ci sei riuscita a dirmi che... Ah, il bias è la teoria del complotto. Sì. Beh, non è un caso che voi dei digitali, io vi ho dato il libro di Wuming perché c'è un intero capitolo che parla solo di questo, che parla solo dei bias come base neurobiologica e cognitiva della teoria del complotto. Assolutamente. Allora, andiamo avanti con una certa, non dico rapidità, ma il tema è spinoso, poi sicuramente finiremo a riparlarne la prossima volta, e andiamo a vedere uno dei processi cognitivi sociali che in qualche modo ci attanaglia di più, che è quello del conformismo. Allora, che cos'è intanto questo conformismo? Allora, il conformismo è un tipo di influenza cognitiva sociale che fa sì che noi a un certo punto cambiamo una nostra credenza o un nostro comportamento di modo tale che questo ci possa fare adattare al gruppo che abbiamo intorno. Motivo per cui questo è anche chiamato pressione di gruppo o influenza maggioritaria. Ok? C'è una cosa importante da tenere a mente, che è la domanda di base, e cioè perché ci conformiamo? Perché i vantaggi sono tanti, i vantaggi sono veramente tanti. Facciamo proprio l'esempio più stupido di tutti, no? Che è una cosa che io faccio normalmente con i miei studenti di psicologia sociale americana. Fermati in un angolo, tre persone, cominciano tutti a guardare su per aria. Dopo circa 30 secondi, un minuto, tutta la gente che passa intorno si comincia a raggruppare vicino a te e comincia a guardare per aria, anche se tu non stai guardando niente, lo stesso punto in cui guardano tutti. Alla stessa maniera, facciamo un esempio più pratico, no? Prima abbiamo detto eravamo io e Giada nella foresta davanti a una tigre, adesso siamo io e Silvia davanti in mezzo a una strada, stiamo camminando su Via dei Fori Imperiali. A un certo punto vediamo quattro persone che corrono di corsa contro di noi, come se stessero scappando da qualcosa. Che succede? Attribuiamo fondamentalmente un motivo, perché non è che sono tutti jogger, stanno scappando evidentemente per un motivo, e è utile, senza ragionare, dire: oh, se stanno a scappare per motivo, ci sarà un motivo, scappiamo pure noi. Capite? Questo è un esempio di conformismo. È una delle due dinamiche possibili per cui il conformismo avviene. Muzaffar Sherif negli anni 30 diceva che le norme sociali possono causare il conformismo in due modi: o in maniera informazionale o informativa o in maniera normativa. Ovviamente qual è la differenza? Il conformismo informazionale è quello che ci fa in qualche modo apprendere qualcosa sulla realtà. Per esempio, la vecchia idea per cui se tutti mangiano una cosa, se tutti fanno una cosa, evidentemente un motivo ci sarà. Vedremo fra un po' che l'influenza sociale normativa è molto importante perché si basa anche su altri bias, sono fondamentali perché il mondo non solo è un posto ingiusto, come vi dicevo prima, ma il mondo è anche e soprattutto un posto molto incerto e noi una cosa la capiamo fin da subito, 10 teste sono meglio di una, ok? Quale ho saltato? Lucrezia, scusami, quale ho saltato?
di slide. Ho visto che è scritto saltato una slide. Vabbè, non lo so. Comunque. Quella della quale sta parlando. Come quella che sto parlando. Adesso sì, ci sto io qua. È questa qua. O questa o questa. Cioè, o questa o questa qua. Sono arrivato a questa qui. Va bene adesso? Le rivedete, Sì. no? Ok. Dopodiché però c'è un'influenza sociale che è anche un'influenza sociale di tipo normativo, non informativo. Che cos'è? È quella che fa sì che io mi conformi al gruppo per essere accettato come parte di quel gruppo, no? E quindi accettarne le sue norme sociali. E con tutti i vantaggi che ne vengono, no? Dalle norme sociali, perché certo che fa molto comodo essere parte di un gruppo, di questo se volete ne possiamo parlare anche a parte. Diversi esperimenti sull'influenza sociale normativa e informazionale sono stati fatti. In particolare, quello che risulta sempre più interessante è il cosiddetto esperimento di Ash, che ora vi faccio vedere, che commentiamo insieme, che è molto utile per comprendere i meccanismi di conformismo. Ash partiva da un esperimento che aveva fatto già Sheriff, in particolare. Che era un esperimento che si basava su praticamente lui prendeva una lucetta, muoveva la lucetta sul muro. In realtà la lucetta non si muoveva, e però chiedeva alle persone che guardavano questa lucetta sul muro se è mossa, e vedeva se gli altri rispondevano di sì, anche quello rispondeva di sì. Ash dice: no, però questo esperimento è un po' debole, facciamo un esperimento un po' migliore, facciamo un esperimento in cui c'è un termine di paragone chiaro e netto. E che cosa fa Ash? Gli mette davanti a queste immagini qua un gruppo di persone. Questi due cartelli, nel cartello a sinistra c'è una linea e nel cartello a destra ci sono tre linee. Il compito sperimentale è quello di decidere quale di queste linee è uguale alla prima, ok? E ora, vabbè, ora l'esperimento ve lo faccio vedere. Silvia, dimmi. Sì, no, io volevo chiederti una cosa, cioè stavo ragionando sul fatto che volendo ragionare a un livello diciamo basilare del concetto di conformismo, nel senso noi comunque siamo animali sociali, nel senso che viviamo a contatto con gli altri, quindi il fatto che ci si conformi, per esempio, ti ho dato l'esempio che se quelle persone stanno correndo perché stanno scappando, si tenderà a scappare, non è anche una questione di... Cioè, istinto di sopravvivenza che si attiva, cioè che è una cosa molto primitiva al di là diciamo, puoi pensare al conformismo, perché chiaramente dicendo conformismo a volte cioè, l'attribuzione è tendenzialmente negativa, perché si tende a... Ma Non lo so, a guarda, me verrebbe sì, no, così, cioè dire la sei parola, perché conformista nel senso che... la parola nel linguaggio comune è come dire, ha assunto una connotazione negativa, ma il conformismo è una svolta, cioè il conformismo è una di quelle cose, da un punto di vista cognitivo, è una svolta, ti permette di capire, senza neanche doverlo chiedere, quali sono le regole del gioco in un determinato contesto, ok? Alla fine, guarda, adesso faccio una cosa, Silvia. Ora vi faccio vedere un esperimento che è l'esperimento di Ash, molto brevemente, ve lo Ok. commento molto rapido, e poi vi faccio vedere un'altra cosa che è abbastanza importante, che è, come dire, un conformismo che si lega anche a quello che ti raccontava prima Chiara sulla questione della trasmissione generazionale, l'esperimento delle scimmie che ci dava prima. Allora, intanto andiamo su quello di Ash. Ok. Allora, che cosa che dovete sapere di questo video che vi sto per far vedere? Allora, dovete sapere che aspettate che. Aspettate un secondo, voi non sentite l'audio, vero di questo? Ok, perfetto, allora sono solo io che sto diventando sordo. Ora vi spiego un attimo che sta succedendo. Aspettate, però devo proprio staccare un attimo l'audio perché sennò divento pazzo. Aspettate, come si fa qua? Come si fa? Vabbè, ve lo dico, tanto voi comunque sentite me, insomma. Allora, in questo studio, l'unica persona, qua viene spiegato che cosa si fa, l'unica persona che è davvero il soggetto sperimentale, cioè davvero la persona che sta prendendo il test, è la penultima persona da destra, quindi quello con la maglietta bianca. Tutti gli altri sono dei compari dello sperimentatore. Ok, che cosa succede? Adesso lo potete vedere anche osservando le sue espressioni facciali, che sono molto eloquenti sotto questo punto di vista. Adesso viene detto, le prime domande viene, tutti quanti rispondono giusto, cioè dicono che citano la linea giusta.
Questo avviene dopo un po', di tentativi. A un certo momento gli altri cominciano a rispondere in maniera sbagliata, volutamente. Cominciano a dire che la linea è la 2. Guardate la faccia. Tu! Ha detto 2 anche lui. Era sdoppiato in faccia, ma ha detto 2 perché? Perché è intervenuta un primo inconformismo di tipo informativo. Cioè, nel senso, ha detto: ma forse sto sbagliando. Allora facciamo così, fammi fidare degli altri, ok? Andando avanti, dopo un po', anche quando diventa chiaro che l'errore è talmente tanto evidente che non può essere lui a sbagliarsi, guardate sempre le facce di questo ragazzo, vedete come sta cercando delle conferme negli altri, no? Sta cercando di capire che cosa sta succedendo. A un certo momento smette il conformismo di essere informazionale e diventa un conformismo normativo, perché non vuole inimicarsi quello che succede, l'ambiente sociale che è intorno a lui, capito? A noi conviene sempre, e quando dico sempre intendo oggettivamente sempre, ci conviene sempre avere una posizione di tipo conformistico nei confronti di quello che succede intorno a noi. Chiara chiede: questo può dipendere anche dal carattere? Sì, ci sono delle personalità che sono più conformistiche di altri, e ti dirò di più, ci sono anche delle culture che sono più conformistiche degli altri. Culture orientali di norma sono molto più conformistiche di noi, perché noi abbiamo come valore della società occidentale il fatto che è l'individuo e la libera espressione dell'individuo a essere magnificata, no? Non è il quanto io mi adeguo agli altri. E quindi sì, comunque ci sono delle personalità, ok? E poi vabbè, ci sono tante variabili, non c'è bisogno, non è un corso di sociale, non c'è bisogno che mo' vi spieghi. Questo esperimento è stato ripetuto migliaia di volte, ognuno andando, ogni volta andando a elucidare una variabile. Però una cosa interessante, e questo diciamo poi ci andiamo a fermare, e faccio solo vedervi questo video, anzi prima a questo punto mi anticipo di una slide per farvi vedere quello che stavo appena dicendo a Chiara, no? Nel senso, nei paesi tendenzialmente che sono società collettivisti, il conformismo è chiaramente più marcato, no? Cioè la gente tende a conformarsi di più in delle società in cui noi, come dire, abbiamo il conformismo come valore sociale. Del resto, invece, per esempio, in società fortemente individualistiche, tipo quella europea o quella americana, il fatto che io sia diverso dagli altri è un valore aggiunto, non è un valore, non è un disvalore, ok? Però un'altra cosa importante da tenere a mente è che il conformismo può essere pubblico o può essere privato. In che senso? Nel senso che il conformismo privato è quando io sono veramente convinto di che è giusto quello che fa il gruppo, ok? Per esempio, se io penso che, non lo so, faccio un esempio, no? Ci sono tante persone in questi giorni che stanno in televisione e vanno a dire in giro che la Russia ha attaccato l'Ucraina perché l'ha fatto la NATO e perché la NATO ha provocato il povero Vladimir Putin. Ora, queste persone, c'è una percentuale molto alta che non ci crede veramente a questa cosa qua, ma lo dice perché prende i soldi o perché li ha presi in passato, o perché gli conviene nella sua agenda politica sostenere cose del genere. Ho preso per l'appunto soldi dai russi, che noi sappiamo dalla storia, non è un'opinione mia, sappiamo dalle indagini internazionali e nazionali, che come la disinformazia di Putin, sono 20 anni che getta zizzania all'interno dell'opinione pubblica occidentale, proprio per prepararsi a un evento come questo. Però ci sono anche delle persone che ci credono a questa cosa, e quello è un conformismo privato, perché loro sono convinti di questo all'interno della loro mente, non è soltanto una manifestazione di pensiero che li aiuta a essere conformisti pubblicamente. Questa è una cosa che, per esempio, attanagliò tantissimo gli studiosi durante il nazismo. Sapete che c'è quella famosa immagine, no, della Duna a Norimberga, in cui c'è solo una persona che non alza il braccio nel saluto nazista. E tutti pensano, vedi? C'erano pochissimi anticonformisti all'epoca di Hitler. Sì, è vero, ce n'erano pochi. Sotto i totalitarismi, è vero, a me quando mi dicono che a Putin c'è ancora il 70% della popolazione che gli sta appresso, magari non è il 70, è il 60, ma non fatico a crederlo, perché il contesto fa molto nel determinare queste cose qua. Però non è che c'erano, non è che tutti quelli che alzavano il saluto nel braccio nazista, il saluto nazista, lo stimassero Hitler. Però c'era conformismo pubblico, cioè non volevano fare vedere, no?
qualcosa di diverso. Questa cosa, conformismo pubblico e conformismo privato, è un fattore interno molto importante nella cognizione, ma per questo, proprio per farvi capire quanto è importante conformarsi, soprattutto in una specie sociale come la nostra, e ragionare in maniera conformistica, il conformismo, che sia pubblico o che sia privato, è così forte che in ogni caso arriverà a farvi, arriverà addirittura a farsi che quello a cui vi conformate possa superare i confini del vostro stesso gesto di conformismo. In che senso? Adesso facciamo così. Allora, io adesso termino la registrazione perché il video che sto per farvi vedere non è un video che posso caricare su YouTube perché c'è il copyright sopra, per cui dopo lo aggiungo nella slide finale con il riferimento per chi si deve andare a vedere questa cosa. Io adesso termino e vi faccio vedere il video, ok?